Sull'argomento Beethoven e le donne sono stati scritti interi libri. Perché Beethoven non si è mai sposato? È vero che un amante ha cresciuto un figlio? Chi era l'amata immortale? In questo episodio esploriamo queste domande. Partiamo dal 1802, quando il 32enne crede di aver trovato la ragazza giusta. Beethoven si era innamorato di un'allieva di pianoforte. Come spesso fece in seguito, Beethoven si fece prendere le speranze e scrisse una lettera a Wegeler di volersi sposare. Dedicò persino la sonata al chiaro di luna a Giulietta Guicciardi, ma l'amata non accettò. Beethoven ne fu scosso. Wegeler in seguito osservò laconicamente nei suoi appunti che Beethoven era stato innamorato molto spesso, ma di solito solo per un breve periodo. In effetti, negli anni successivi le cotte di Beethoven cambiarono spesso e l'elenco delle giovani donne, qui riportato, non è esaustivo. Ma dalla sua corrispondenza si percepisce la crescente disperazione di dover rinunciare al sogno di una vita, di matrimonio e di una famiglia, a causa delle differenze di classe, poiché tutte le sue cotte provenivano dalla nobiltà, e a causa della sua progressiva sordità. Più volte Beethoven credette di essere sul punto di raggiungere il suo obiettivo. Nel caso delle relazioni con l'allieva di pianoforte Therese Malfatti, di 22 anni più giovane, ad esempio, Beethoven aveva già ottenuto il certificato di battesimo necessario per il matrimonio. Il triste culmine di questo dramma decennale fu la lettera all'amata immortale, ritrovata nel suo patrimonio. Beethoven aveva 42 anni quando scrisse questa famosa lettera in tre parti in una stazione termale boema. Due domande senza risposta circondano questo importante scritto. La prima è perché il documento sia stato ritrovato nel patrimonio di Beethoven. Non l'ha inviato affatto o gli è stato restituito? La seconda domanda ruota attorno alla questione di chi fosse il destinatario. Beethoven amava molte donne in quegli anni e le ricerche in merito si legge come un giallo. Per quanto ne sappiamo oggi, due donne sono state selezionate. Una è Antonia Brentano, che si trovava in Boemia all'epoca in cui Beethoven scrisse la lettera. La storia della seconda candidata ha una potenza esplosiva. Josephine von Daim, nata a Brunswick, di origine ungherese, fu forse la costante femminile più significativa e duratura della sua vita adulta. Il corso delle relazioni fu come spesso accadeva. Lui corteggia sua allieva di pianoforte, lei sposa un altro e genera dei figli. Ma il marito morì giovane e Beethoven vide di nuovo la sua occasione. Era rimasto il suo insegnante di pianoforte e quindi si manteneva in stretto contatto. Ma nonostante i presumibili forti sentimenti, una relazione con il compositore era fuori discussione per Josephine, poiché avrebbe perso il suo status nobiliare e, peggio ancora, la custodia dei figli. La relazione continuò e si pensa che per qualche tempo sia stata più di una semplice amicizia. È interessante notare che in due casi Josephine ebbe figli illegittimi, entrambi da precettori privati che insegnavano in casa Brunswick. Poiché Beethoven le insegnò, non si può escludere che Josephine abbia avuto un figlio da Beethoven, perché esiste un candidato. Nel 1813, quasi esattamente 9 mesi dopo la stesura della lettera all'amato immortale, Josephine diede alla luce Theresia Cornelia, chiamato da Josephine solo Minona. Minona si chiama Anonym, al contrario, e una foto degli ultimi anni di Theresia Cornelia mostra una notevole somiglianza con un certo Ludwig van Beethoven. Ma non è stato dimostrato. Se volete vedere l'intero documentario sulla vita di Beethoven, cliccate sul link a sinistra.